Io credo che un rinnovamento sia assolutamente indispensabile e credo anche che se da una parte del campo ci fosse un viso di 40 anni difficilmente ci sarebbe un livello di 60-70 anni dalla verità. Credo tuttavia, no, intanto voglio dire, è questo che io intendevo quando dicevo un partito contendibile e scalabile, cioè un partito non chiuso nei suoi equilibri, ma che si rimette in gioco di volta e che ha un interscambio con la società che fa sì che possa veramente essere scalato da delle energie nuove che entrano in campo e che quindi abbia i meccanismi che garantiscono a queste energie di poter scalare il partito, che ci sono capaci a farlo e se hanno un senso degli iscritti e degli elettori di quel partito. Tuttavia io credo che le parole come rottamazione da sole non portino da nessuna parte. Quella parola può essere interessante se affiancata da un pensiero un pochino più lungo, altrimenti diventa un cortocircuito. Io credo che la sinistra abbia dei doveri di modernizzazione, di cambiamento, a cominciare da se stessi sicuramente. E credo anche che quando è nato nel 94, Berlusconi abbia rappresentato una spinta al cambiamento molto più forte di quella che la sinistra rappresentava allora. Una forte spinta per lei, o comunque molti italiani l'hanno presa così. Berlusconi ha potuto presentarsi agli italiani come un agente del cambiamento. Questo è molto importante nella percezione che gli italiani hanno avuto di lui. E certamente, se vogliamo essere onesti fino in fondo, non sto parlando di un discorso di qualità, ma sto parlando di un sistema di reclutamento. Nell'apertura, nella selezione della classe dirigente, la destra quando è nata è andata a cercare parte pubblicitaria, cioè la batteria di allevamento dell'azienda, però è andata a cercare nel mondo delle professioni i personaggi che non avevano mai pensato di approcciarsi alla politica. Cioè in qualche modo uno scrollone è stato dato allora, più di quanto lo desse la sinistra italiana. Dopodiché, se posso dire una cosa impopolare, io non credo che tutto il bene sia nella società civile e che il male sia nella società di tanti. Non lo credo. Io credo che dobbiamo essere così lucidi da giudicare il buono e il meno buono che c'è nel mondo dei partiti e il buono e il meno buono che c'è nella cosiddetta società civile. Io credo che quando io ho scritto che era l'ora del Papa straniero della sinistra italiana, ho detto può darsi benissimo che la loro leadership la trovino al loro interno, perché altrimenti mi sarei sentito di fare un discorso qualunquista. Perché? Il leader deve essere necessariamente uno che viene da fuori. Ma perché? Il professionismo politico, la svegliare di non è una cosa negativa quando si diventa sclerotizzazione di una burocrazia autogarantita che perpetua se stessa come una classe eterna, come diceva il mondo del sovietico, no? Cioè classe eterna. Sì, ma il professionismo politico è una forma di selezione dei diritti, in qualche modo, in una società che funziona, dove c'è nel rendiconto, dove c'è la responsabilità, dove c'è la possibilità di chiamare a spiegare il perché di certi comportamenti e dove c'è il ricambio. Allora, quando ho detto Papa Stadio, ho detto può darsi che lo trovino loro interno, ma non possono escludere che lo debbano trovare fuori. È nato putiferio. Hanno pensato che noi nascondessimo chissà quale disegno. Chiedevano che cosa c'è dietro. Io ho risposto a chi mi domina, non so neanche cosa c'è davanti, di dove sappiamo che cosa c'è dietro. Ho detto una cosa che mi sembra di buon senso, o darsi che lì hanno trovato un altro interno, ma è sveglia, l'ha fatto persino la Chiesa, non potete escludere di trovarlo fuori, nelle professioni, nel mondo che lavora. Perché lo dovete escludere? Siamo di nuovo quel giacimento di cui dicevamo prima, giacimento di energia civile, ce n'è un sacco. Se la sinistra perde la connessione, la nozione di quella cosa lì, ha perso il collegamento con l'unico tesoro potenziale.